Nel novembre 2013 si tenne a Beijing la terza sessione plenaria del 18° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese. La riunione approvò la decisione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese su alcune importanti questioni di approfondimento completo della riforma, in cui furono stabiliti gli obiettivi generali dell'approfondimento completo della riforma, ossia perfezionare e sviluppare il sistema del socialismo nelle caratteristiche cinesi e promuovere la modernizzazione del sistema e della capacità di governance dello Stato. La riforma del sistema economico costituisce il punto focale dell'approfondimento completo della riforma e la questione centrale consiste a sua volta nella gestione delle relazioni tra governo e mercato.最多跑一次啊，就是为了解决啊，老百姓、企业啊，办事难、办事烦。从原来的跑很多趟，到变成了只要跑一趟，到现在的不用跑。现在政府真的发生了很多的变化。 La riforma deve non solo risolvere i problemi esistenti, deve soprattutto dedicarsi a lungo termine. Nel febbraio 2018, la terza sessione plenaria del 19° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese approvò la decisione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese sull'approfondimento della riforma delle istituzioni del Partito Comunista Cinese e dello Stato e il piano di approfondimento della riforma delle istituzioni del Partito Comunista Cinese e dello Stato. Nel novembre 2016 furono pubblicate ufficialmente le opinioni sul miglioramento dei metodi di divisione della proprietà, del diritto contrattuale e del diritto di gestione dei terreni rurali. A partire dalla terza sessione plenaria del 18° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, la riforma del sistema di registrazione delle famiglie fu considerevolmente accelerata. Promuovere l'apertura con la riforma e promuovere la riforma con l'apertura. Negli ultimi 6 anni, 18 zone di libero commercio hanno realizzato la copertura di gran parte del territorio cinese. La Cina è diventata più aperta, dando un contributo ancora maggiore alla costruzione congiunta di un'economia mondiale aperta. La pratica prova pienamente che la riforma e apertura sono armi magiche per il Partito Comunista Cinese e per il popolo cinese nel loro stare al passo con i tempi. È l'unica via che conduce all'adesione al socialismo, alle caratteristiche cinesi e al suo sviluppo,